Bentornato nel mio canale News. Ultime notizie aggiornate oggi. LDA commuove il web con una dedica d'amore per una persona speciale. Le parole sono toccanti e fanno vibrare gli animi. Vediamo cosa ha scritto e chi è la donna fortunata. Luca D'Alessio, in arte LDA, è uno dei cantanti emergenti più apprezzati dal pubblico italiano. Come si può intuire dal cognome, è il figlio di un celebre talento musicale partenopeo, Gigi D'Alessio, ma LDA si è costruito da solo attraverso un palcoscenico estremamente importante. Ha partecipato alla scorsa edizione di Amici, durante la quale ha avuto l'opportunità di raccontarsi e farsi apprezzare per la sua musica, e non per il suo cognome. Maria De Filippi gli ha dato l'opportunità di brillare di luce propria e LDA non perde occasione di ringraziare lei e il suo coach Rudy Zerbi per aver creduto in lui. Le sue canzoni d'amore nello stile R'N'B hanno conquistato il pubblico e l'hanno portato in cima alle classifiche musicali di Spotify, oltre ai numerosi passaggi nelle maggiori radio italiane. La più apprezzata è sicuramente Quello che fa male, il testo parla di un amore finito ma indimenticabile ed è un invito alla ragazza perché non cambi mai. Uscito dal programma, il suo meritato successo è continuato e oggi torna al centro dei riflettori grazie alle sue parole. LDA ha scritto un lungo messaggio dedicato a una donna, in cui le esprime tutto il suo affetto e le fa una promessa importante. Le sue parole, ancora una volta, hanno emozionato una bella fetta di pubblico e tutti si chiedono a chi siano dedicate. Forse un nuovo amore? Scopriamolo insieme. Ti chiedo scusa per tutte le lacrime che ti ho fatto cacciare, scrive LDA nella lettera indirizzata a sua mamma, Carmela Barbato. Anche durante la sua permanenza ad Amici, LDA non ha perso occasione di parlare di sua mamma e di quanto lo abbia aiutato nei momenti più bui della sua vita, esortandolo a credere in se stesso e nella sua musica. Leggiamo la dedica che LDA ha scritto alla donna più importante della sua vita. Mamma, ti prometto che questo bimbo ti darà tante soddisfazioni. Con la scuola non ci è riuscito sfortunatamente. Ti chiedo scusa per tutte le lacrime che ti ho fatto cacciare per quei voti brutti, ma oggi per la terza volta hai un figlio d'oro. Parole dolci e sincere che hanno commosso i suoi fan e hanno confermato ancora una volta la sua dolcezza. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.